Siamo Manga ragazzi e benvenuti in questo nuovo Acquisti Manga. Questo ragazzi è l'ultimo Acquisti Manga del 2020, sono quasi contento di farlo perché forse finalmente ci buttiamo alle spalle sto anno de me. Sicuramente ragazzi questo video lo caricherò tra Natale, tra virgolette, dunque tra le feste di Natale e quelle di Capodanno, dunque per la fine dell'anno, sarà in mezzo, dunque visto che appunto il Natale, tra virgolette, si è già concluso, vi faccio gli auguri in ritardo, mentre appunto vi faccio degli auguroni immensi per la fine dell'anno. Voglio farlo durare poco ragazzi, visto che appunto tra feste, tra Cyberpunk, tra qualsiasi altra cosa sarete impegnati, dunque non voglio farvi veramente perdere troppo tempo. Vi ricordo comunque ragazzi che su Manga Mania in questi giorni è attiva la promozione, appunto quella iper mega figa del 5% di sconto con il codice GYM5, che si unisce alla spedizione gratuita superati 100 euro e al manga gratis superati 60, dunque veramente una promozione da paura. Tutti quanti i dettagli precisi, compresa anche la scadenza, la trovate qui sotto in descrizione. E io direi subito di partire dunque con gli shonen. E il primo shonen ragazzi è una novità assoluta di Star Comics, e sto parlando di Reigen, sempre si pronuncia così, ed è il manga di One, cioè l'autore di One Punch Man e di Mob Psycho 100. Dunque se vi piacciono queste due storie, soprattutto Mob Psycho 100 che è stata disegnata anche da One, non potete assolutamente perdervi anche questo nuovo manga. È come sempre esilarante, infatti il sottotitolo è l'uomo dal quoziente spiritico massimo di 131, così alla cavolo proprio. Dunque sicuramente capirete dove andrà a parare il manga. Prezzo di copertina di 4,50 euro. Ed ora vai subito con la trama e le immagini. Ad Arakata Reigen, sedicente professionista che gestisce uno studio di consulenza spiritiche, vengono affidati nuovi incarichi che prevedono di esorcizzare scene del crimine, eliminare spiriti maligni da luoghi infestati e via dicendo. Insieme ad una liceale fissata col paranormale che lavora con lui part time, il ragazzo si cimenta dunque in pratiche caratterizzate da un livello di imbroglio e di pericolosità del 100%, una commedia popolata di spiriti e maledizioni sulla scia delle avventure di Mob Psycho 100. E continuiamo ragazzi con una delle mie opere preferite in termini comici. Ve lo consiglio molte volte ragazzi, sia questo manga che altri appunto dedicati alla commedia, visto che fa bene alla salute, e sto parlando di Yotsuba e che finalmente esce con il suo 8° volume. Come sempre le copertine di questo manga sono a dir poco fantastiche, davvero molto ma molto divertente. Ve l'ho consigliato praticamente sempre, visto che questa bambina praticamente ne combina di tutti i colori e ad ogni pagina c'è da sbellicarsi, cioè veramente è un manga divertente che ti fa passare quella mezz'oretta diciamo della lettura davvero sorridendo e ridendo. Ed ecco perché appunto consiglio queste opere, queste in particolare appunto per quei momenti no, dove non si ha voglia di leggere roba pesante eccetera eccetera. Prezzo di copertina di 6,90 euro con la sua sovracopertina. E andiamo avanti ragazzi con il 7° volume di Bakemonogatari. Eccolo qua in tutto il suo splendore, davvero molto bella la copertina, sia quella davanti che quella dietro, molto in stile libro, cioè non troppo manghesca se si può dire così. Mi piace veramente molto lo stile che utilizza. Il manga mi piace così così, devo ancora veramente capire se mi piace o meno, cioè davvero ragazzi, cioè so che è una baggianata, ma quelli che vi dicono leggete il primo volume di un manga e poi capite com'è, vi stanno mentendo davvero tantissimo, perché certe opere partono col botto, cioè il primo volume dici oh mio Dio e poi diventano una schifezza totale. Certe invece appunto hanno bisogno di rodare, ma purtroppo in questo caso quelli che hanno bisogno di rodare sono le più difficili da comprendere, perché uno magari prende il primo, dice ma dai, cioè carino, ma vorrei comunque vedere dove va a finire, no? Prende il secondo, il terzo e il quarto, dice ma porca puttana, prima o poi partirà sto manga, no? Cioè mi interesserà sto manga. Comunque prezzo di copertina di 5,90 euro con la sua sovracopertina. Opera invece che sicuramente non ha bisogno di presentazioni e che prende sempre di più ovviamente è My Hero Academia, che esce con il suo 25° volume. Cioè dire stupendo a dir poco, guardate che razza di figata, sia il retro che soprattutto anche il davanti, tutto quanto violaceo. Questa opera sicuramente non ha bisogno di presentazioni. Prezzo di copertina di 4,30 euro e andiamo avanti. E andiamo avanti ragazzi con un gioco mortale, sto parlando del 22° volume di Real Account. Eccolo qua in tutto il suo sbudellamento, dietro molto colorato con delle scene appunto penso prese dall'interno del volume. Se vi piacciono ragazzi i giochi mortali, manga splatter e quelle robe là, ve lo consiglio. Aspettate, non è assolutamente un capolavoro, cioè non è diciamo il capolavoro del genere, il capostipite diciamo di questo genere qua, però sicuramente a chi ama questo genere potrebbe realmente interessare. Questo mese ragazzi è pieno di robe, perché esce anche il 38° volume di The Seven Deadly Sins, Nanatsu no Taizai, i sette peccati capitali. Guardate che bella la copertina, beh come tutte quante appunto quelle di The Seven Deadly Sins. Qui troviamo una trama con delle immagini e davanti appunto i protagonisti di questo volume. Sono veramente in hype, non vedo l'ora di leggerlo. Comunque prezzo di copertina di 4,30 euro. E vi ho detto ragazzi che questo mese è speciale, perché esce anche il 13° volume di Dr. Stone.
anche questo manga sicuramente non avrà bisogno di presentazione, visto che lo conoscono anche i cani, e ovviamente c'è anche l'anime, dunque se non avete soldi appunto per il manga, guardatevi assolutamente l'anime che è meritevole. In questo caso prezzo di copertina di 4,50€ e come sempre stupenda anche in questo caso la copertina. E arriviamo ragazzi all'ultimo shonen di questo acquisti manga, e sto parlando del decimo volume di Perfect World. Eccolo qua, manga romantico, manga di vita normale, di vita vissuta, dunque se vi piace questo genere non dovete perderlo assolutamente. A me ricorda molto, non tanto come storie ma come vicissitudini tra virgolette, a Silent Voice, altra opera che consiglio caldamente a tutti. Prezzo di copertina di 4,90€ e andiamo avanti. Andiamo avanti un par di balle, visto che è il momento dei seinen. Lo scorso mese, o lo scorso acquisti manga, ora non ricordo, vi avevo presentato una nuova opera, sempre ovviamente di Star Comics, che è Olympia Kyklos. Eccolo qua, il secondo volume di questa fantastica opera comica, perché anche questo qua è buttato molto sulla comicità, e se ve lo siete persi parla di questo artista greco che si ritrova catapultato nell'epoca moderna, durante le Olimpiadi di Tokyo. E questa cosa è molto comica, visto che lui, ripeto, viene dall'antica Grecia, e ritrovarsi nel mondo moderno del 64 durante le Olimpiadi crea parecchie cose diciamo divertenti, no? Dunque se amate queste cose tipo viaggi nel tempo, roba del genere, non potete assolutamente perdervelo. Prezzo di copertina di 6,90€. Lo scorso mese ragazzi avevo presentato un'altra nuova opera di Star Comics molto molto faiga, se appunto siete alla ricerca di combattimenti, di roba epica tra virgolette, e sto parlando di Record of Ragnarok. Eccolo qua in tutto il suo splendore, che esce con il suo secondo volume. Ci sono ragazzi combattimenti contro gli dei, dunque c'è già qua Gaza tantissimo, un po' a modi, anche se non ci assomiglia tantissimo, e Azura's Wrath, non so se l'avete letto, giocato, il videogioco, eccetera eccetera, ma come un po' background diciamo che ci assomiglia parecchio. Prezzo di copertina di 5,90€ con la sua sovracopertina. E ora ragazzi arriviamo alla novità dei seinen, e sto parlando di Phantom Stalker Woman. È un volume unico, un volumone unico direi anche, dunque diciamo da collezione, davvero molto particolare, horror, dunque se vi piace questo genere non potete farvelo scappare. Prezzo di copertina un po' elevato, visto che stiamo sui 12€, ma su quelle edizioni diciamo lusso e speciali, non troppo famose. Sembra veramente un libro anche per com'è strutturato, come potete vedere, dunque senza perderci troppo in chiacchiere, vai con la trama e le immagini. L'autore di Dragonhead firma una storia autoconclusiva davvero inquietante, imponendosi come il maestro dell'horror giapponese. Protagonista del racconto è Hiroshi Moi, uno studente del college perseguitato da una misteriosa donna, magra e dai capelli neri. Mukizuki descrive il terrore di vivere nella città. Altra opera che vi avevo presentato, se non ricordo male, sempre il mese scorso o il precedente a questi manga, purtroppo dei buchi giganteschi, eccolo qua con il secondo volume, davvero molto bella la copertina, guardate che tutta quanta coloratosa, sia il davanti che il retro, 6,50€ il prezzo di copertina, e questa è anche una storia molto molto faiga, perché unisce l'amore eccetera eccetera a un po' il dramma, un po' il mistero e cose così. Dunque se vi piacciono queste cose date un'occhiata su Anime Click o dove volete voi appunto per la trama completa e per vedere un po' di immagini. Dall'amore al mistero passiamo ovviamente all'horror puro. Eccolo qua, questo è veramente figo ragazzi, ve lo consiglio praticamente quando esce ogni volta, e sto parlando di Soaring Anonymous volume 6. Eccolo qua, prezzo di copertina di 5,90€ con la sua sovracopertina. Già da qua capite appunto dove va a parare questo manga, perché è veramente pavoroso, pavoroso, c'è parecchie budelle che saltano praticamente, dunque se vi piace questo genere, non di giochi mortali, ma comunque sia horror e cose così, non potete assolutamente perdervelo anche in questo caso. E arriviamo ragazzi all'ultimo seinen di questo acquisti manga, e sto parlando del quarto volume di Rogue Hero. Eccolo qua. Questo ragazzi è il volume, praticamente è il manga, anzi, dell'autore di Prison School. Dunque se avete amato l'opera, appunto Prison School, davvero comica e più che altro rivolta soprattutto e solo all'ecchi, non potete assolutamente perdervi questo nuovo manga di Hiramoto. Devo dire la verità ragazzi che in questo caso però c'è una piccola storia dietro, dunque non è soltanto buttata sulla demenzialità diciamo, dunque tette, culi eccetera eccetera. Sì, ci sono, però c'è una storia molto più grande dietro, dunque è più seria, se si può dire così. Sul retro ci vengono mostrate alcune tavole, diciamo immagini, che troveremo sicuramente all'interno del manga. Prezzo di copertina di 5,50€ con la sua sovracopertina. Bene ragazzi, siamo giunti alla fine di questo secondo acquisti manga del mese di dicembre, nonché ultimo dell'anno. Spero vi sia piaciuto. In descrizione, come ho detto all'inizio, trovate tutte quante le informazioni sulla promozione appunto di Manga Mania Firenze, sulla durata eccetera eccetera, che è già attiva. Vi rifaccio ragazzi gli auguri di fine anno, spero che vi andrà tutto bene, spero si ricomincerà normalmente, anche se ci vorrà veramente tanto tempo per
esaudire questa cosa. E che dire dunque, un pollice su è sempre apprezzato, un commentino lasciatelo qua sotto e ci si becca con il prossimo video. Anzi, con il primo video del 2021. Ciao!